E dunque, habemus technicos, o forse sarebbe meglio dire in latino habemus artifices, perché questo? Perché in realtà in latino artifex artificis è la parola che più di technicus indica la persona che con la sua esperienza, la sua capacità riesce a costruire qualcosa. Abbiamo insomma i tecnici, technicos e artifices sono plurali, accusativo. Abbiamo i tecnici. A che cosa servono i tecnici? Al di là delle cose difficili che si dicono in questi giorni, io vorrei proporvi una piccola riflessione. I tecnici, in ultima analisi, servono a recuperare quella credibilità internazionale che l'Italia ha perso con un governo rappresentato da un soggetto definito dal presidente francese patetico, da un soggetto che faceva le corna alle fotografie, che gridava quando veniva invitato dalla nonna, che faceva la regina. A casa dei nonni non si grida, si diceva una volta, dalla nonna alla regina, Mister Obama, la regina giustamente, ma perché strilla? Zitta, non si corre e non si grida a casa delle nonne, per questa antica tradizione. E allora fa risalire la credibilità. Bene, perché? Perché quando risale la credibilità risalgono i mercati, e siccome la politica è ostaggio dell'economia, ormai è un dato di fatto, inutile che ce lo nascondiamo, hanno voglia gli indignati a protestare, l'economia condiziona la politica e non più il contrario come avveniva fino a qualche tempo fa, tanto che c'erano gli economisti, Keynes in primis, poi ce ne sono stati tanti altri, adesso non vi voglio fare l'elenco, ma insomma, e che dicevano che la politica poteva costruire una forma economica, e il contrario, adesso la forma economica si autodetermina e condiziona la politica. Allora, non a caso il governo tecnico è una anomalia tutta italiana, in realtà, a proposito di anomalie, Monti faceva l'esempio dell'ICI abolita sulla prima casa come un'anomalia italiana, beh, anche il governo tecnico è un'anomalia italiana. Che cosa vuol dire il governo tecnico? Vuol dire che la politica, perché poi questa distinzione tra tecnica e politica, la tecnica quando viene chiamata ad amministrare il paese diventa necessariamente politica, Allora la distinzione non c'è, è fittizia, è suggestiva, ma insomma la politica che cosa sa fare? Sa amministrare uno Stato soltanto quando tutto va bene per conto suo? Quando c'è un problema, per la serie Russo non abbiamo un problema, chiamiamo i tecnici. Sarebbe come se una grande azienda, non so, una multinazionale che costruisce automobili, siccome c'è il calo delle commesse, la crisi del mercato, eccetera, il consiglio d'amministrazione non sa che fare, cioè, bisogna chiamare i tecnici, e chiamano gli operai, i capo operai o i concessionari o il direttore marketing a fare l'amministratore delegato. E sarebbe buffo. Di fatto quello che succede alla politica italiana, che non succede in nessun altro paese del mondo, non esiste un paese al mondo che quando ha una difficoltà chiama i tecnici. Questo, quando accade, in realtà si chiama colpo di Stato, si chiama dittatura. Adesso non è che uno vuole dare ragione a Berlusconi, dice il ribaltone, non è un governo eletto dal popolo. Questa idiozia che dicono, ripetono a veglia questi cacciaroni del PDL, cioè, no, il governo non viene eletto dal popolo, il Parlamento viene eletto dal popolo, poi dopo questo è una strana, uno strano equivoco che si è creato, l'eletto dal popolo, ma il Presidente della Repubblica nomina un Presidente del Consiglio incaricato, il quale, se ha la fiducia del Parlamento, che è eletto dal popolo, allora, poi sì, abbiamo modificato il sistema elettorale per cui si presenta la squadra di governo, ho capito, ma non è mica obbligatorio, pure se io voto la squadra di governo, se poi il Parlamento a quella squadra di governo non gli dà la fiducia e nomina il Presidente della Repubblica, non può esimersi dal nominare, dal tentare di formare un altro governo con un'altra persona. Eletta o non è eletta, non ha nessuna importanza. Il Presidente della Repubblica potrebbe dare l'incarico di governo a chiunque, anche al salumiere. La Costituzione non fissa, non è, ci vuole forse un parlamentare per fare il governo, è il Parlamento che deve appoggiarlo. Insomma, allora, il tecnico, che cos'è? Il tecnico alla fine finisce per essere sostanzialmente una forma di moderna dittatura. Siccome eravamo arrivati ad una situazione simile a quella di Batista a Cuba, cene, case da gioco, feste con signorine discinte, bunga bunga, barzellette sconce raccontate anche male, tristi, sembravano le feste di fine anno di Fantozzi con la lingua di Menelik, con no? Con Fantozzi che cerca di l'approccio con la signorina Silvani, è tristissima questa cosa. Comunque, quando questi politici non riescono a trovare il bandolo della matassa, chiamiamo i tecnici. Allora la banca, quando non funziona, che fa? Chiama il consiglio d'amministrazione, siccome non si mettono d'accordo, chiama i cassieri a fare il consiglio d'amministrazione. Allora,
Detto questo, è chiaro che c'è la massima stima dei tecnici, e come potrebbe non essere così? Sono professori universitari e in fondo quindi questo governo tecnico che cos'è? Se voi ci guardate la lista dei ministri e le loro provenienze, sono professori universitari dell'ambiente, quindi da cui proviene il Presidente del Consiglio Mario Monti, insieme con, in alcuni casi sono stati nominati ministri, ex direttori generali o capi dipartimento dei ministeri. Quindi, appunto, i tecnici, cioè quelli che normalmente dovrebbero così affiancare il rappresentante che viene dalla politica del ministero per sostenerlo. Il problema è che c'era stato uno scollamento, perché chi affiancava i rappresentanti politici erano personaggi sempre un po' squallidi, insomma, discutibili. I tecnici, allora a quel punto recuperiamo i tecnici, ma insomma questo non accade da nessuna parte, in Germania, in Francia, in Grecia perfino, non si sognano di prendere i professori universitari a fare il governo, scelgono i politici giusti perché è la politica quella che fa il governo, il tecnico è quello che fa il tecnico, quello che deve formare la professionalità anche dei politici. Allora la classe universitaria che avrebbe dovuto in questi anni formare la politica, fallendo nel suo compito evidentemente, perché non è riuscita a formare delle professionalità in grado di arrivare alla soglia dell'amministrazione dello Stato, ma si fermavano sempre un po' sotto, al direttore generale. Allora, i direttori generali sono bravi, i ministri sono tutti incapaci. Fin quando le cose funzionano ce li teniamo. Quando le cose non funzionano facciamo ministri e direttori generali. È un'anomalia anche questa italiana. Detto questo, è chiaro che noi speriamo che vada tutto bene, però insomma riflettiamoci, perché questa è una dittatura sostanzialmente, una democratica dittatura se si potesse dire, dei tecnici, i quali dicono adesso non rompete i coglioni, insomma, e noi siamo i tecnici, sappiamo quello che dobbiamo fare, voi no, perché andavate in giro negli studi televisivi, no, ma Mara Carfagna a sgranare i suoi occhioni e che sembrava voler dire cose profonde, e poi invece no, il naufragarmi è dolce in questo mare, si perdeva nella no, Ignazio La Russa, caporale di giornata, faceva la vociona, sembrava i cartoni animati, no, il sergente maggiore di Paperino e Gamba di Legno, no, quelli lì. Così il ministro Gelmini che andava a fare l'imitazione di quelle che facevano l'imitazione del ministro Gelmini, e poi su tutto quello che si credeva sempre di stare ad una convention di rappresentanti dei concessionari dell'azienda, per cui faceva le battutacce, i sorrisi. Non si fa così, è chiaro che poi dopo ci vuole il professore, no? Per la serie dice: ragazzi, è tornato il professore, tutti zitti, cioè, che figura, questo è il governo tecnico, pensiamo a costruire il prossimo governo politico, perché anche Pulcinella non ne può più, vi saluta, arrivederci.